ascoltando o guardando Radio Notte Stereo. Ci trovate in video su YouTube, web e social, nonché in audio sull'app Android. Questo è uno special di Radio Notte Stereo per raccontare come nasce un format culturale ad Avellino. Noi ringraziamo gli ospiti che hanno accettato l'invito, a cominciare dalla mia destra Francesco Celli, presidente dell'associazione Info Irpinia, che ormai è un marchio di fabbrica, poi Federico Curci, che avremo modo di ospitare anche nella trasmissione Periscopio dedicata al cinema, filmmaker nonché direttore, creatore, ideatore del Solofra Film Festival, e poi un finissimo intellettuale avellinese, Carlo Crescitelli, mio amico fin dal liceo. Oggi vi racconteremo tutti quanti assieme di come nasce un format culturale che già alla seconda edizione, che si chiama Tè Letterario e prenderà avvio tra qualche giorno. Innanzitutto, Federico, come nasce l'idea del Tè Letterario? Beh, il Tè Letterario nasce per dare una proposta culturale da parte di Info Irpinia a una città. L'idea è quella di naturalmente di raccontare attraverso un luogo fisico, bevendo un tè e mangiando qualche biscotto. Quindi ottimo tè, devo dire, sottolineo. Si è fatto bene, diciamo. E in un ambiente rilassante, quello di affrontare varie tematiche, soprattutto diciamo pertinenti a quello che fa l'associazione Info Irpinia. Perché Info Irpinia ha deciso di abbracciare anche questo aspetto culturale, immateriale dell'Irpinia? Francesco? Diciamo che questa è un'azione che comunque negli anni abbiamo fatto, e che con Federico, che ha avuto questa bellissima idea, è come se trovasse la sua casa, anche il punto fermo. Oltre nel fare appunto questi approfondimenti, magari nei nostri tour, nei vari borghi di Irpinia, sulle montagne, trovare anche un punto fisso dove ci diamo appuntamento diversi venerdì invernali e possiamo così approfondire e relazionarci, anche far continuare quelle relazioni che vivono di questi viaggi che facciamo, anche in maniera più ferma e rilassata. E il nome infatti Tè Letterario, anche se devo dire per cronaca in Irpinia, anzi no, ad Avellino, di caffè letterari, tè letterari ce ne sono. Io sinceramente mi era venuto in mente che forse più che tè letterario l'avrei chiamato tè culturale, perché normalmente letterario è quando tu presenti un libro, però in questi incontri si parla un poco di tutto, è vero Carlo? Sì, è una maniera di estendere lo stare insieme dell'associazione nella natura, nei paesaggi, nei borghi, a una riflessione invernale in ambito chiuso, che però diventa al tempo stesso la prosecuzione di quell'esperienza e l'anticipazione di quello che poi sarà nei mesi primaverili e estivi dell'anno. È il filo rosso che allaccia tutta la nostra attività annuale. Come si scelgono i temi per ogni stagione? Si scelgono quelli collegati al nostro modo di essere nell'attualità. Noi abbiamo dei valori associativi che promuovono lo stare insieme etico, il rispetto dell'ambiente, della natura e dei valori che improntano un vivere civile di qualità, e li scegliamo coinvolgendo tutti quelli che la vedono come noi. Ci sono state delle riunioni propedeutiche? Sì, ogni anno lo facciamo per confrontare le proposte di noi singoli e alternare man mano quelle che ci sembrano, non dico più interessanti perché lo sono tutte interessanti, ma quelle che magari ci sembra più importante proporre in un determinato momento o con una certa priorità.
Prima di parlare delle proposte di questa stagione, vorrei chiedere a Federico la scorsa stagione, un bilancio della scorsa stagione. Qual è stata la serata più affollata, quella più entusiasmante, quella inaspettata? Quali ospiti insomma hanno fatto più battere il cuore a tutti i convenuti? Beh, l'anno scorso abbiamo battezzato la prima edizione del Tenetterario e devo dire che l'affluenza c'è stata, una cosa che diciamo ha entusiasmato diciamo, noi del gruppo, perché qui quelli che siamo qui diciamo siamo il gruppo che bene o male collabora e discute del Tenetterario. Una cosa che mi ha fatto piacere è che il Tenetterario ha rispettato un po' le idee appunto dell'inizio, che era quello di creare un legame tra un ospite e uno spettatore, perché uno spettatore non doveva essere e non è stato diciamo un fruitore passivo della serata, ma è stato un fruitore attivo, perché poi alla fine appunto c'è, nasce sempre questa discussione, questa condivisione, e quindi in varie serate le persone veramente hanno dato degli spunti, hanno fatto domande molto interessanti. Diciamo, classificare adesso una serata migliore di un'altra, io direi che tutte le serate hanno arricchito chi è venuto. E vogliamo raccontare ai nostri spettatori, telespettatori, web spettatori, chi ha partecipato la scorsa stagione? Magari lo raccontate tutti e due, Francesco e Federico. Beh, la scorsa stagione, diciamo, la prima puntata è stata battesimo, diciamo, del Tenetterario, è stato di Marica. Ce l'abbiamo qua a fianco. Quindi... Grazie. Poi abbiamo avuto, diciamo, le tematiche sono state varie, perché naturalmente, come ha detto pure Carlo, c'è sempre una discussione, perché gli appuntamenti non li fa un'unica persona, perché si arricchiscono proprio con gli incontri, con la condivisione di idee, e queste idee ha portato naturalmente a realizzare questi 7 appuntamenti l'anno scorso e i 7 appuntamenti di quest'anno. Il primo appuntamento, come abbiamo detto, è stato di Marica, e poi c'è stato l'appuntamento dove abbiamo parlato di ambiente. Abbiamo invitato Giovanni De Feo e Franco Mazza, adesso non li conosce molto meglio Francesco. Io posso dire una cosa su questo, perché l'abbiamo scoperta poi in quella serata, che loro a volte hanno avuto qualche battibecco tra di loro, però sempre di alto profilo, e ritrovarli quella sera tutte e due insieme a discutere di ambiente, stiamo parlando di Giovanni De Feo e Franco Mazza, è stato veramente un momento che ha arricchito tutti noi, come diceva Federico, e che ha anche aggiunto quella nota simpatica che poi ricordiamo tutti, dove ci siamo alzati alla fine, abbiamo cantato sulle note del rap di Giovanni De Feo. Certo. Infatti, come disse Franco Mazza, sì, noi ogni tanto ce ne tiriamo, perché pure Giovanni De Feo, poi ci mettiamo i cuoricini su Facebook. È bellissima questa cosa, perché è veramente un modo, non dico nuovo, ma sicuramente è un modo più coinvolgente di stare assieme e di fare anche sintesi, perché una tesi la portava De Feo, una tesi la portava Mazza, poi è stata fatta la sintesi, è una sintesi anche simpatica, una sintesi amichevole, ecco. Sì. Però io mi ricordo bene la serata con Massimo Vietri, perché Massimo Vietri, che è un nostro cantautore bravissimo eccetera eccetera, ha presentato il suo ultimo disco Schuster in anteprima proprio nel nostro appuntamento, il Tenetterario, e questo ci ha fatto molto piacere, perché lui è una persona molto empatica, molto brava, e diciamo ha una sua storia, e questa storia ce l'ha regalato a noi quella sera. Poi ci siamo trovati la settimana dopo che lui ha fatto la presentazione ufficiale e noi stavamo sotto al palco. È un'occasione, il fatto del Tenetterario è comunque un'occasione per, oltre che stare assieme, è stato sottolineato da tutti e tre i miei amici, sono i miei amici, ma è anche un modo per dire al territorio: guardate, c'è anche questo e si può fare anche così, vero Carlo? Certo, non per eliminare divisioni o compartimenti stagni, noi facciamo sviluppo territoriale, facciamo turismo e perché no facciamo cultura, perché la nostra vita è fatta di tutte queste cose insieme. E dove si fa il Tenetterario? Adesso ci dici anche le altre, ci devi dire anche le nuove proposte, ma dove? Qual è la location? Beh, diciamo, noi diciamolo abbiamo trovato insieme a Francesco una location fantastica,
che nascono dalle storie di Consiglia. Consiglia Aquino. Aquino, che praticamente è una libreria che è piena di colori, è piena di fascino e che naturalmente l'ambiente rende ancora più caloroso, diciamo, un appuntamento. È nel cuore del centro storico di Avellino. Esattamente, no, anche chi passeggia si allunga un poco e ci arriva. Andiamo avanti a raccontare un poco della scorsa stagione prima di passare alla nuova. Abbiamo avuto anche Ernesto Donatillo a discutere di turismo e mi piace ricordarlo proprio adesso che io e Carlo stiamo conducendo alcuni tavoli di sviluppo territoriale dove ci siamo trovati di nuovo con Ernesto, e quindi quello che dicevamo prima è questo ritrovarci, ecco, prima in forma anche colloquiale e poi anche in forma, diciamo, istituzionale, dove noi abbiamo però già discusso e ci siamo già confrontati su diversi punti, quindi diventa anche un momento informale per costruire quello che verrà dopo. Benissimo, è una specie di volano. Prego, Federico. Abbiamo avuto un appuntamento in cui abbiamo parlato di fascismo e antifascismo. Siamo venuti a conoscenza, almeno per me, che anche da Avellino c'è stata una piccola sacca di antifascismo, e qui abbiamo presentato un libro di Giordano Bruno, postumo, che praticamente i suoi nipoti hanno trovato questo diciamo libro in un baule e poi hanno deciso di pubblicarlo. Questi adesso abitano a Bologna, sono scesi ad Avellino, hanno presentato il libro, sono stati con noi, poi hanno fatto anche un giro per Irpinia, cosa che gli è piaciuta perché Irpinia non può non piacere. Esattamente, sono d'accordo. Alle persone. E quindi abbiamo anche fatto un omaggio a Ettore Scola. Ecco. Ettore Scola, diciamo, e questo stato, qui è in tema perché per la prossima. Diciamo, il cinema, noi diciamo, è importante parlare del cinema, infatti la prossima edizione si parlerà anche di dell'Arto di Sergio Leone. E poi abbiamo fatto l'ultimo appuntamento che è stato Canti e tradizioni letture dal passato, che è stato moderato da Marica e che abbiamo ricordato Tonino Di Stasio, che lui è un grande, diciamo, raccoglitore di queste storie, di queste tradizioni, e quindi quella serata è stata forse è stata la più sentita, diciamo, e quella che ci ha dato ci ha fatto sentire, diciamo, ci ha dato un'anima e abbiamo raccontato e ricordato, diciamo, una persona che a noi, meno a me, negli ultimi anni in cui negli anni in cui ho incominciato a fare cultura, diciamo, mi è stato anche vicino poi in vari appuntamenti quando organizzavo, diciamo, il festival di cinema. Ne parleremo sicuramente nella trasmissione Periscopio dedicata al cinema. L'ho voluta fortemente questa serata dedicata a mio marito, ecco, che non c'è più, e ci tenevo tanto perché lui aveva fatto un lavoro incredibile di ricerca di beni materiali sul dialetto irpino, che lavorava alla soprintendenza. Va bene, adesso passiamo alla nuova stagione. Piccola introduzione: con la nuova stagione del Tè Letterario inizia anche una collaborazione tra Radio Notte Stereo Web e il Tè Letterario. Ogni serata che adesso i miei amici racconteranno, anticiperanno, sarà trasmessa, sarà registrata dalla radio e potrete ammirare, potrete apprezzare il lavoro di Federico e di Info Irpinia anche in video. Allora, chi comincia a raccontare le serate? Avete l'elenco? Comincia Carlo. Allora, la serata d'esordio vedrà affrontare un tema di cui non si parla mai troppo poco, che è quello della non violenza, ma della non violenza praticata senza se e senza ma, come punto fermo incrollabile. C'è la professoressa Margherita Faia che ci parlerà di cultura della non violenza nel movimento di Mahatma Gandhi e ovviamente di pratica della non violenza in quella che è il nostro mondo contemporaneo. Pensate tutti che non è una faccenda così semplice da vivere coerentemente, lo sappiamo tutti noi sulla nostra pelle, basta che accendiamo il telegiornale, che vediamo il telegiornale. E questo è il primo appuntamento, l'appuntamento d'esordio venerdì 8 novembre, ecco, alle 18:30 all'angolo delle storie, che è la bellissima libreria di Consiglia Aquino, che
e nel centro storico, lungo la discesa che porta alla Fontana di Grimoaldo, sì. Un posto iconico di Avellino. Di Avellino, esattamente. Poi la seconda è quella, è la mia? Eh sì, è la tua. Ah, bene, allora a me tocca gestire assieme ai miei amici la puntata, chiamiamola così, la serata del 22 novembre. Dico bene, Carlo? Sì. 22 novembre, sì. Sempre alle 18. È facile, è un venerdì sì e uno no. Ecco, sì, ecco. L'anno scorso esordimmo con una puntata sull'informazione, come cambia l'informazione, come cambia il giornalismo dal cartaceo al digitale. E quest'anno invece mi voglio cimentare, ma più che cimentare, no, è una delle mie passioni, il marketing. E parleremo di marketing digitale e di come si crea il bisogno delle merci nell'era digitale, nell'era dei social, nell'era dei cuoricini, nell'era del food porn, nell'era dell'instagrammabilità di qualsiasi momento della vita. Prego. Il terzo appuntamento sarà l'innovazione femminile nell'imprenditoria alpina. Ospite Margherita Iomazzo, e sarà il 6-12 del 2024. Diciamo, abbiamo voluto parlare dell'imprenditoria in alpina dal punto di vista appunto della donna, anche perché le donne ormai stanno sempre più inserendosi all'interno dei vari settori della società. È un bene, diciamo, dopo un passato, diciamo, in cui una società è fortemente maschilista, le donne hanno faticato, diciamo, a trovare uno spazio. Fortunatamente abbiamo una nuova forza in più, e che è quello delle donne che possono entrare all'interno dell'imprenditoria, anche perché un territorio come l'Irpinia ha bisogno di persone valide, persone che praticamente portano avanti quello che hanno creato i propri genitori. E Margherita Romazzo, poi lo metto pure su internet, praticamente lei è laureata in agraria e nel settore enologia e viticoltura, e poi si è specializzata in promozioni e prodotti e servizi turistici. Questa è una cosa positiva, perché vuol dire che è una persona che praticamente ha affrontato comunque un percorso di studi ed è quindi pronta a portare avanti un percorso che è quello imprenditoriale, quindi della gestione dell'azienda di famiglia. Noi di Infoirpina, diciamo. Ma tutte queste informazioni le troviamo sul sito di Infoirpina, vero? Sulla pagina già stanno viaggiando e stanno riscuotendo abbastanza successo. Bene. E quindi ci tengo anche a fare un altro link, Marica, perché io mi sono incontrato con Margherita proprio durante una formazione che ha fatto l'associazione Asforin, che è un'associazione, sì, di formazione, dove noi ci siamo incontrati. Io in quel caso facevo la parte riferita al marketing come formatore, e lei era appunto tra le persone che frequentavano questo corso. Poi è nata anche un'amicizia, e nel corso del tempo abbiamo fatto anche altre cose insieme. Quindi anche i vari corsi che si fanno sul territorio a volte creano quegli spunti e quelle connessioni che poi dopo fanno la differenza. Quindi complimenti anche a chi si impegna in questo senso. E io vi annuncio la data dell'anno nuovo. Svoltiamo, andiamo al 2025. Venerdì 10 gennaio ci incontriamo con l'amico Roberto D'Agnese, che insomma conoscete tutti, con la sua scuola di tarantella montemaranese, e lì andremo ad affrontare il tema del carnevale, il tema della tarantella e quindi delle tradizioni, che a Montemarano è uno specchio insomma di quello che vuol dire per noi la tradizione, un amore viscerale verso ciò che ci viene tramandato dai nostri genitori, nonni, bisnonni, e che è rappresentativo e che ci fa sentire vivi e radicati ovunque andiamo. Abbiamo visto da pochi giorni fa questa tarantella che impazzava per le vie d'America, mi pare fosse New York, sì, e questo è assolutamente straordinario. Quindi saremo ben contenti, ecco, di sentire questo racconto. Poi? Beh, poi sarà l'appuntamento sul cinema. Adesso ce la racconta il 24 gennaio, fortemente voluto da Federico, che con la sua autorevolezza
racconta l'immaginario del cinema in modo estremamente efficace per la sua esperienza e per il suo modo di praticare questo mondo. Parliamo di Sergio Leone. Sergio Leone è l'altro simbolo del cinema irpino, di derivazione irpina, insieme con Ettore Scola. Ettore Scola ne abbiamo parlato lo scorso anno. Il 24 gennaio c'è Federico e c'è un altro professionista che lavora nel cinema che ci parleranno di Sergio Leone. Poi ci sono io che vi racconto un po', vi porto a destinazione in un viaggio nel tempo, in quelli che erano gli anni in cui i film di Sergio Leone uscivano. Approfittate della mia età anagrafica per farvi raccontare com'era per noi ragazzini quando si andava a vedere Il Magico West di Sergio Leone. Certo, certo, mi ricordo anch'io. Poi ancora questo foglietto magico. Allora, dove andiamo? E poi andiamo nell'Irpinia dei Burghi, e qui abbiamo ospite Francesco, che non conosciamo, e Verde Rosa. No, spieghiamo, Francesco che non conosciamo, noi lo conosciamo benissimo, è lui, Francesco Celli. La serata. È un bel appuntamento che secondo me si collega, a proposito di Link, stasera sono in vena di Link, con quello che ho fatto l'anno scorso insieme ad Ernesto Donatillo, perché Nicolas Verde Rosa in Altirpinia ha creato un'azienda che rivitalizza e riutilizza le case abbandonate. Magari tanti sono quei proprietari che vivono ormai altrove, e lui attraverso la sua azienda ha trovato un modo per farle, per renderle ancora vive, quindi per affittarle a dei turisti che vengono qui sul territorio, che vedremo anche, quindi effettivamente arrivano qui delle persone, ci sono dei turisti che poi pernottano, quindi sono oggettivamente turisti. E quindi quello che a volte può sembrare il vuoto, ecco, può anche invece divenire un momento di vitalità anche imprenditoriale, e questo è un aspetto secondo me molto molto interessante, anche di narrazione dei borghi e comunicazione dei borghi, ecco, che diventa alternativa al solo spopolamento e abbandono. Certo, cosiddetta restanza attiva, perché ci stanno modi e modi di fare restanza senza nessun intento polemico. Restanza non significa stare qua piantati perché ci devo rimanere, ma cerco di fare qualcosa. L'ultimo appuntamento sarà su una cultura urana e storie racconti del passato. Avremo come ospiti, diciamo, un'associazione Oscata in Vita, questo borgo di Bisaccia, che questi ragazzi con molta volontà, molta passione stanno cercando di rivitalizzare, creando anche un ecomuseo, e praticamente rianimandolo attraverso il forno comunitario, attraverso una serie di iniziative. E noi di Infoirpina siamo stati ad Oscate, loro ci hanno iniziato, oltre ai prodotti a chilometri zero, e quindi farci vivere l'ambiente, la comunità, il cibo. Abbiamo mutuato, diciamo, il cibo di una volta, quello sano, quello genuino, quello coltivato veramente, quello che non fa male allo stomaco, coltivato proprio vicino casa. E ci hanno iniziato questi racconti orani, e quindi noi vogliamo che questi racconti facciano parte della nostra serata e quindi del letterario. Benissimo, questo è il programma per questa stagione. Ora siamo quasi in chiusura. Vista insomma l'esperienza positivissima dell'anno scorso, e noi ci auguriamo che il successo si accresca nella stagione attuale, penso che il tè letterario o tè culturale, non lo so, aiutami tu, va bene, va bene tutte e due, ci siamo capiti, va benissimo. Tutte e due. Verrà riproposto, spero che venga riproposto per tanto tempo ancora, e non lo so, la lancio lì una proposta a tutti e tre. E se fosse itinerante, visto che parliamo sempre di Irpinia, è come se l'Irpinia dovesse venire ad Avellino, perché ad Avellino ci sta una vetrina per gli avellinesi che poco si muovono, e se invece fosse itinerante come i viaggi che organizzi tu, Francesco, rispondetemi, ognuno va una risposta breve. E magari, parola ti dico, magari lo fosse, lo diventasse, sarebbe ancora più bello e sarebbe perfetto, perché proprio nello spirito di quello che vogliamo, esatto, fare. Ma io ho in mente Bisaccio, ho in mente Rocca San Felice,
posti che io conosco, farli lì, hanno delle location fantastiche, ditemi la vostra. Beh, diciamo che è una, già ne abbiamo parlato, è una proposta affascinante, che naturalmente affascina. Diceva un po' di grosso modo, quando gli dicevano qualcosa, qualche idea che lui valutava, che era valida, diceva teniamolo in piedi. Ecco. Sì, mi associo, la teniamo in piedi. E a proposito di tenere in piedi, io penso che proprio questa seconda edizione, che poi appunto segue la prova del primo anno, già sia di per sé un tenere in piedi un progetto che grazie a Federico e tutti voi è diventato stabile, quindi noi già sappiamo che questo è un format che continuerà, perché dà veramente tanti bei frutti a livello culturale sicuramente, ma devo dire anche a livello sociale e anche di divertimento, perché nelle serate mi sono anche divertito e devo dire che tutti quei momenti che sottolineava Federico di confronto, il pubblico non è stato mai passivo, perché dove c'erano domande, dove c'erano interventi, dove c'erano incazzature, cioè quello diventa anche tanti applausi. Diventa un momento corale di una società che si confronta e che a noi piace. Benissimo, io ringrazio i nostri ospiti Carlo Crescitelli, Federico Curci, Francesco Celli. Vi aspettiamo tutti quanti alla prima serata del Tè Letterario, che è, ripeti, 8 di novembre alle ore 16, 18. 18? 18? Confermo che sono le ore 18, abbiamo detto tre orari diversi. All'angolo delle storie di Avellino, alla libreria L'angolo delle storie. La libreria Arancione sotto al comune. E con questo ci congediamo, grazie per l'attenzione, alla prossima.